Salve YouTube, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft. L'altra volta eravamo andati in quella direzione, in esplorazione, ma avevamo trovato poco o nulla. Sul finire della registrazione, dopo aver spento la camera per tornare a casa, ho trovato questo invece, la canna da zucchero, una cosa molto buona, che non avevo in zona. Ora però mi sono anche ricordato di essermi dimenticato di fare una cosa molto importante per l'esplorazione, cioè la bussola. La bussola funziona in pratica che il lago rosso ci indica sempre la direzione del nostro spawn. Quindi ci porterà sempre qui a casina, ovunque noi andiamo. Vedi che sta girando perché sono pronto in quella zona. Ora, mi sono tenuto in inventario alcuni materiali per andare a mettere nel nostro bellissimo forno automatico. Mettiamo il ferro, mettiamo i cosciotti. E come vedete il nostro forno, come abbiamo fatto l'altra volta, li mette qui nell'hopper, poi li mette qua e comincia a sfornarli e metterli qua nel tempo. Quindi possiamo anche andarci a farci le nostre avventure. Intanto lì la roba si comincia a cuocere. Polli e pecorame non ci interessa. Oggi andrei ancora un po' in esplorazione per capire un po' cosa mi circonda e andrei in quella direzione lì. Andiamo a vedere un po' cosa ci riserva questa fitta foresta. Però ovviamente solo alberi. Io spero veramente di trovare qualcosa di utile intorno qua, perché altrimenti qui c'è dell'acqua, rose, fiori, querchi. Sì, effettivamente rompere la cosa con la spada è un po' da... vabbè. Oh, canna da zucchero, guardate che non ce l'avevamo in zona invece. Vabbè, buona, si aggiunge qua la giocca che già avevo in inventario. Qui le fresche frasche ci impediscono il passaggio e noi le rompiamo. Là c'è il puerco sull'albero, bellissimo. Qui c'è un Enderman che si è trasportato da ci sua. Oh, 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 guarda un po' chi c'è qua. Ciao mucca. Però se sei da sola non mi ci metto neanche a farla stare da portarti, no? Stai due. Allora, e lasciamo qua le nostre mucche, tanto non... prossima volta andiamo a portarla a casina. Ovviamente qua si vedono le tronchi d'albero distrutti e, come giusto che sia, c'è una pozza di lava vicino. Diciamo che per prendere l'ossidiana non abbiamo problemi, abbiamo lava ovunque. Il problema è sempre che in mezzo a tutta sta vegetazione c'è solo vegetazione e vuoi trovare qualcosa di diverso, un altro bioma, qualcosa. Ammazzati, quando ti crea i mondi qua, qua c'è la caverna. Che mondi qua, tutta foresta Minecraft non lo sopporto. Comunque, oh, anche i conigli, eccoli qua. Ma siamo sempre lì, dobbiamo trovare queste maledettissime carote. E la fonte più easy per trovare carote sono i villagers. Ma in mezzo alle foreste i villagers non ci sono, e da quello che vedo qua la foresta si espande per chilometri. Un altro coniglietto. Qui c'è anche dell'acqua. Qui sono cambiati gli alberi. Eccoci qui, eccoci tornati.
Tornando adesso a casa mi sono imbattuto in questa caverna. Diamo un'occhiata, magari c'è dentro qualcosa di interessante. Andiamo sempre un po' avanti con le torce, onde evitare che qualche simpatico amico spawni. Aia! Ma che sei? Brutto bagarozzo, vieni qua. Di lì si torna su. Di qua c'è tanta simpatia. Oh, cazzo, creeper. Non ho avuto il tempo di mettere la spada. Ho rischiato la vita. Allora, se non rischio la vita almeno una volta puntata, non sono contento, si vede. Andiamo giù un po' più cauti. Qui c'è un flusso di lava. Ma temo che così a naso anche sta chi è? In qualche grotta di cera. Ogni tanto mi prendo questo. Felicissimi comunque. No, mi sa che là c'è la di davanti alla caverna, ma al momento non mi interessa. Andiamo di uscire da qui, va? Sì, superficie ancora giorno. Ok, un'esplorazione di una caverna abbastanza anonima. Interrompo un attimo la registrazione e ci vediamo appena sono a casa. Eccoci giunti a casa. Visto che due direzioni su tre, su quattro ci hanno detto male, proviamo un'altra. Andiamo di qua. La cioccolazzala fantastica che dovrò sfruttare in qualche modo, qualcosa mi verrà in mente. Ovviamente altre zucche, ma quelle sinceramente le lascio anche lì, ne ho anche fin troppe a casa.
qua c'è il mega allevamento, cioè c'è una quantità industriale. Andiamo avanti. Io scaverei anche un tunnel qua. Non so quant'è larga sta montagna. Dov'è che posso passare? Vabbè, non è poi così larga. Anche su questo lato foresta a profusione. No, c'è un'altra canna da zucchero. Magari poi verso la fine puntata ci faremo la coltivazione, la prossima volta, perché così andiamo a utilizzare questa benedetta canna in qualche modo. Ok, continuiamo. Oh, i lupi! I lupi! Aspetta, mi posso fare il cane? Questa è una cosa molto interessante. Cicciolosso! Allora, una per volta. Andiamo giù. Avanti, questo vuole il sole di notte. Ok, mettiamo giù il lettuccio. Ok, adesso. Cagnolino. Bau bau. Ciao. Te basta uno, Immaginavo. Vediamo un po'. Allora, lì abbiamo i cani, lupi o quello che dir si voglia. Qui abbiamo una mucca. Dimmi che qua in questo spiaccio qualcosa di utile. Bella, c'è altra canna da zucchero, ma la lasciamo crescere, va per questo giro. Andiamo a raccogliere più tardi. E là c'è una bellissima cascata di acqua e lava. Niente, il nulla. Polli. E poi si ritorna di nuovo in mezzo a sta maledetta foresta. Foresta, foresta, foresta ovunque. Proseguiamo di qua. Pecore. Qui è la zona di Sandy dei mille colori, mille colori dei fiori. Vedete qua abbiamo colorante per pecore di ogni tipo. Infatti qua abbiamo fiori per ogni tipo, gusto, colore. Bene, buono sapersi. Allora, andiamo a scalare un po' sta montagna, vediamo un po' se dall'alto riusciamo a vedere qualcosa di... se c'è qualcosa in sto posto oppure no.
mi devo scavare la salita, come si vuol dire. Non so, i rumori inquietanti di Minecraft. Qui c'è la neve, che prima o poi ci rifaremo sti benedetti golem di neve. Allora, vediamo un po'. Lì è da dove veniamo. Lì c'è una buona cava di materiali. Là c'è un'altra zona aperta che andremo a vedere. E di qua non c'è assolutamente nulla di utile. Forse là qua c'è qualcosa. Vabbè. L'appuntamento di oggi può finire qua. L'esplorazione continuerà il prossimo episodio. Dal vostro episodio è tutto. Bye bye.